Buongiorno a tutti, benvenuti all'iniziativa di stamattina dedicata a un quartiere, alle migrazioni nel quartiere di Pigneto. Prima di presentare l'iniziativa e la mattinata, un'iniziativa che vede appunto Biblioteche di Roma, Roma Multietnica e CNR ISMED insieme. Lascio immediatamente la parola a Daniela Ukmar, la responsabile della biblioteca Goffredo Mameli del Pigneto, che è il luogo in cui idealmente oggi siamo riuniti per poter parlare appunto di questo territorio e della sua storia. Allora, buongiorno a tutti, grazie Stefano. Sono davvero molto felice di essere qui oggi a portare i saluti della Biblioteca Mameli a tutti i relatori, alle persone che sono collegate in questo momento. Come già accennava Stefano, l'incontro di oggi nasce da una collaborazione tra l'unità di ricerca ISMED del CNR e Biblioteche di Roma, collaborazione che ha già avuto al suo attivo l'importante convegno che si è svolto nel novembre scorso e al quale avrebbero dovuto fare seguito una serie di incontri in presenza su base territoriale in sette biblioteche di Roma, tra le quali la Mameli. E purtroppo oggi siamo invece costretti a questa versione a distanza in attesa di recuperare le nostre attività in presenza. Mi preme solamente evidenziare quanto sia importante per noi biblioteche di quartiere occuparci di un tema così complesso come quello delle migrazioni, proprio perché per una biblioteca civica il rapporto con il territorio direi che ha proprio come prima aspirazione quella di poter contribuire a saper leggere la realtà contemporanea e soprattutto appunto, di poter contribuire alla costruzione di saperi sociali che sappiano leggere la realtà contemporanea. E del resto, il fenomeno, appunto, i fenomeni migratori sono non solo da sempre una parte integrante della storia di questa città, ma lo sono ancora di più per quanto riguarda appunto l'area territoriale sulla quale opera la Biblioteca Mameli, che è il Pigneto e i suoi dintorni. Basti pensare ad esempio a Tor Vignattara, che è diventato un po' il luogo simbolo di un quartiere, di una città anzi, che cambia pelle in continuazione, e proprio in virtù delle migrazioni interne del passato e di quelle internazionali dell'oggi. Aggiungo solo che questa riflessione sul tema di oggi mi pare veramente particolarmente significativa proprio in questo momento nel quale, precipitati come siamo, direi nei confini strettissimi delle nostre case, stiamo scoprendo forse una condizione forse meno rassicurante di quella che mai avremmo immaginato, proprio perché ci si rende conto che senza una comunità attorno, senza solidarietà e coesione sociale, si può addirittura divenire stranieri, estranei persino a noi stessi. Lascio la parola ai relatori, che ringrazio moltissimo, e auguro una buona visione a tutte le persone che sono collegate. Grazie a tutti. Buona visione dell'incontro. Benissimo, grazie, grazie Daniela. Io ricordo appunto che essendo un incontro immateriale, a distanza, che abbiamo deciso di trasmettere sui social, è possibile anche fare delle domande, è possibile da parte del pubblico porre, interloquire con i relatori e quindi partecipare a un dibattito ponendo domande nei commenti che poi provvederemo noi a girare ai relatori. Appunto, questa di oggi è una scommessa, l'abbiamo presentato come il primo appuntamento territoriale di un percorso dedicato ai 150 anni di immigrazione a Roma Capitale, percorso che, come ricordava Daniela, si è aperto il 6 novembre con un convegno che affrontava le caratteristiche dei fenomeni migratori fino alla Seconda Guerra Mondiale.
E poi appunto adesso partiamo con gli incontri dedicati ai singoli quartieri e appunto un appuntamento territoriale seppur deterritorializzato, ma la scommessa è questa di poterci sentire insieme in un quartiere nella sua storia pur rimanendo a distanza, per quel bisogno che ricordava Daniela di utilizzare questo tempo diciamo di distanza forzata per non perdere i legami con il nostro territorio e la nostra storia. Iniziamo questo incontro con Carmelo Severino. Carmelo Severino è un architetto, è un urbanista, è stato dirigente presso il Comune di Roma ed è l'autore di un libro importante proprio sul Pigneto, sulla sua storia, che si intitola Roma Mosaico Urbano, il Pigneto fuori Porta Maggiore, pubblicato da Gangemi nel 2005, libro che è stato anche presentato nella stessa biblioteca Mameli nel passato, e di recente Severino ha anche pubblicato un'altra opera dedicata a un'altra zona, all'Esquilino, che si intitola Roma Esquilino 1870-1911, uscito proprio l'anno scorso, quindi pochi mesi prima poi il periodo pandemico che ha impedito di poterne discutere dal vivo. Ecco, quindi cominciamo con Severino, con uno sguardo storico, urbanistico sul quartiere. Quindi le cedo la parola e insomma benvenuto e grazie per questo intervento. Buongiorno, scusate. Buongiorno. Cominciamo con la prima slide, così incorriamo il discorso. Okay. Roma nel 1870, al momento della breccia di Porta Pia, ha una popolazione di poco più di 220.000 abitanti, racchiusa dentro le mura aureliane e disperse in un territorio di circa 1.400 ettari. La parte edificata però occupa appena 400 ettari, pari a poco più di un quarto della sua superficie complessiva, ed è localizzata soprattutto nell'Anza del Tevere, l'impianto medievale che si è progressivamente allargata verso Porta del Popolo, Piazza di Spagna, il Quirinale, l'Esquilino, la Suburra, il versante orientale del Campidoglio. Soltanto i rioni Ponte, Parione e Regola, localizzati nell'Anza del Tevere, sono fittamente abitati con una densità superiore ai 1.000 abitanti ettaro. Il rione Sant'Angelo è edificato per tre quarti ed è caratterizzato dalla presenza del ghetto. Sulla riva destra del Tevere si trova Trastevere, tra il fiume e via della Lungare. L'Esquilino, che si estende sui colli orientali tra le grandi basiliche della cristianità, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni in Laterano, non ha nuclei residenziali, ma è costituito da un continuum di ville aristocratiche, proprietà fondiarie appartenenti alle famiglie patrizie più importanti. Passiamo all'altra, avanti. Ecco, il territorio comunale di Roma complessivamente si estende per una superficie molto ampia, di oltre 20.000 ettari, e una fascia larga da 4 a 5 chilometri fuori dalle mura, infatti, circonda la città e costituisce il suburbio per poco meno di 7.000 ettari. Al di là del suburbio inizia l'agro romano, sterminato, che si caratterizza per essere una serie di bassi piani ondulati che si susseguono a perdita d'occhio per decine e decine di chilometri, organizzati in tenute agricole che appartengono agli alti prelati e ai nobili aristocratici. Avanti. Ecco. Fuori Porta Maggiore si estende il suburbio prenestino, tra via Prenestina a nord, via Casilina a est e a sud e il fosso della Maranella a est. Al di là del fosso si estende l'agro romano con la tenuta dell'acqua bollicante che appartiene al principe del Drago. Passiamo all'altra. Ecco. Diventata Roma la capitale d'Italia, molte attività produttive si localizzano nel suo territorio e nonostante che il piano regolatore del 73
le prevede a testaccio, tale insediamento si verifica fuori da ogni programmazione industriale, in quelle località che meglio rispondono ai diversi fattori di localizzazione, in base alle attività da impiantare, orientato o meno sulla manodopera, sulle materie prime, sull'energia, sul mercato. Il territorio fuori Porta Maggiore è uno di tali luoghi, attraversato dalla ferrovia per Napoli e dagli acquedotti che portano in città abbondanti riserve d'acqua, e si caratterizza sin da primi anni postunitari per essere scelto come luogo di impianto di importanti stabilimenti operanti nel campo dei servizi cittadini. Soprattutto la presenza della linea ferroviaria, infatti, costituisce per le attività produttive che vi si insediano una straordinaria risorsa localizzativa, perché consente quel supporto infrastrutturale necessario per l'approvvigionamento delle materie prime e per gli scambi commerciali tra Roma e il suo hinterland. La prima ad insediarsi è l'industria alimentare di macinazione dei cereali di Ducco e Valle. Tra gli anni 71-73, questa ditta realizza un mulino a grano alimentato a vapore proprio agli inizi della via Casilina. Potete vedere nell'immagine. Poi, all'inizio della via Casilina, nell'area prospiciente Porta Maggiore, ristrutturandosi poi nel 1883, grazie al Banco di Roma che apporta la sua capacità di investimenti finanziari, e diventando poi magazzino generale pastificio Pantanella, infatti è conosciuta come la Pantanella. Negli anni tra il 1886 e il 1889, sui terreni tra il vicolo del Pigneto e la linea ferroviaria, si insedia anche con le scuderie e le rimesse per i tram il nuovo stabilimento della società romana Tranvie e Omnibus, che poi diventerà ATAC, costituita dal Banco di Roma nel dicembre 1884. Tra il 1885 e i primi anni del nuovo secolo, la maggior parte dei lotti lungo la via Casilina, qui si vedono bene l'immagine, tra Porta Maggiore e Ponte Casilino, vengono occupati da stabilimenti, piccole fabbriche, botteghe artigiane, magazzini e depositi di ogni tipo, che i commercianti, attirati dal vantaggio dell'esenzione daziaria, tengono fuori porta per immagazzinare le provviste di cui hanno bisogno i negozi città. Anche la via Prenestina viene interessata dalla localizzazione di attività produttive. Nel 1903 è Attilio Tabanelli, lo si vede nell'immagine, titolare di un'industria meccanica che costituisce carrozze e carri merci per ferroviari, con sede in via Flaminia, che localizza il suo stabilimento spostandosi agli inizi di via Prenestina, attratto dalla presenza dello stabilimento della società romana, nonché interessato al previsto potenziamento del nodo ferroviario di San Lorenzo. Sempre sulla Prenestina, nel maggio del 1907, è la volta di Carlo Gabellini, un industriale di origine umbra, che decide di trasferire nei terreni fuori Porta Maggiore lo stabilimento a vapore che ha all'Esquilino, il più importante del settore dopo l'impresa Giannini, con una forza di lavoro non numerosa, ma altamente specializzata. Avanti, facciamo... Tra il 1910 e il 1911, anche i fratelli Gondrin, che sono a Roma già da diversi anni, si delocalizzano e portano fuori Porta Maggiore le loro scuderie per usufruire anche delle agevolazioni fiscali. Avanti. Nel 1904 sono interessata, sempre nell'area fuori Porta Maggiore, all'insediamento di attività produttive anche i lotti al di là di Ponte Casilino, tra via Casilina e Vico del Pigneto. Il primo a insediarvi si è il titolare di due farmacie dei rioni centrali che realizza un laboratorio chimico farmaceutico, seguito alcuni anni dopo da Cesare Serono che, nel lotto accanto, lungo la nuova via Casilina, vi stabilisce la sede dell'Istituto Nazionale Medico Farmacologico Serono, quello che appunto vedete nell'immagine, che è il primo nuovo e importante stabilimento chimico farmaceutico della capitale. Adesso dovremmo tornare indietro di due slide. Ecco, su queste immagini. Volevo continuare a dire in che maniera si sedimenta questa composizione industriale sul territorio. Agli inizi del Novecento, quindi a oltre 30 anni dagli avvenimenti di Porta Pia, in una città, che è Roma, che ha radicalmente modificato
la sua condizione economica e sociale, anche la situazione dell'aria porta maggiore, come si vede nell'immagine, comincia ad acquistare una sua specifica fisionomia, caratterizzandosi per la presenza di un consistente nucleo industriale e una popolazione operaia addetta alle diverse tipologie di industrie manifatturiere e di servizi pubblici. Così, accanto al nucleo compatto dei ferrovieri occupati presso lo scalo merci di Porta Maggiore e di San Lorenzo, vi sono i ferrotrambieri della società romana, i lavoratori del settore alimentare della Pantanella e del Molino Centrale, i lavoratori metalmeccanici delle officine di Tabanelli, gli edili della Carlo Gabellini, i trasportatori e i cavallari della Casilina, i netturbini del deposito della Messa Urbana Casilino e i chimico farmaceutici della Serono. Poi ritorniamo tre slide più avanti alla figura 15. Ancora un'altra. Questa era l'immagine delle lavoratrici della Serono che faceva parte del discorso precedente. Ecco, abbiamo visto quindi la situazione molto industrializzata della zona fuori Porta Maggiore, concentrata soprattutto fuori Porta Maggiore, e comunque il resto del territorio, soprattutto nei punti più distanti dalla porta, si presenta ancora rurale, non ancora coinvolto nel processo di paesaggio urbano. Le diverse aziende che vi si trovano, infatti, continuano nella loro tradizionale attività agricola. Nell'immagine vedete l'azienda di Luigi Tavoletti, di 23 ettari, lungo la Prenestina, che produce principalmente foraggio nei diversi tipi richiesti del mercato. Andiamo avanti. Ecco. Questo è il piano regolatore dell'otto. Il territorio fuori Porta Maggiore, pur dando lavoro a oltre un migliaio di addetti, non ha sviluppato però zone residenziali per i lavoratori. I proprietari fondiari non hanno infatti ancora voluto lottizzare i loro terreni a scopo abitativo. La città è troppo lontana, infatti, e la presenza degli impianti ferroviari e dei depositi rappresenta comunque un ostacolo per investimenti privati di una certa rilevanza. Tocca quindi al vicino quartiere di San Lorenzo il compito di soddisfare il mercato delle abitazioni per i centri popolari, anche se in condizioni abitative non comparabili in alcun modo ai quartieri borghesi. Il piano regolatore, che vedete nell'immagine, approvato dalla Giunta Natan del 1909, prevede, al di là di Porta Maggiore, è molto piccolo, però lo potete vedere sulla destra, due zone residenziali a differente densità abitativa, una prima zona di villini tra via Prenestina e Vicolo del Pigneto, e una seconda zona di edilizia intensiva a fabbricati che avrebbe dovuto rappresentare la nuova periferia operaia lungo la direttrice orientale verso i castelli. La risposta del mercato però sarà diversa, con la conseguenza di un'edilizia residenziale e non molto parcellizzata e poco qualificata, realizzata dai privati che acquistano via via i lotti fondiari che il frazionamento delle diverse linee poste fuori porta mette a loro disposizione per costruire, spesso in autocostruzione, la loro casa o comunque alloggi destinata alla fascia povera del mercato immobiliare. Avanti. Nel dicembre 1907 sono i fratelli Belardi per primi a vendere la loro vigna a lottizzare. La loro vigna è posta proprio nell'area dove virtualmente noi ci troviamo, cioè alla biblioteca del Pigneto, all'inizio di via del Pigneto, in località che allora si chiamava Campanella. Gli acquirenti dei lotti Berardi appartengono a un ceto popolare di artigiani, commercianti, qualche pensionato, alcuni impiegati, dotati tutti di un modesto capitale che consente loro di realizzare la casa a costi contenuti. Sono quasi sempre piccoli interventi edificatori volte a realizzare abitazioni molto semplici, di un piano 2, qualche volta con la stalla o la rimessa al piano terra e l'abitazione al primo piano, altre volte con bottega al piano terra e residenza al piano superiore. Il piano del 1909 sul versante orientale, come abbiamo visto nell'immagine precedente, giunge sino alla barriera della ferrovia Tiburtina, che rappresenta quindi il limite più estremo della città interessata dallo strumento urbanistico. Però
poiché non vi sono impedimenti legali a non farlo, alcuni proprietari dei terreni posti fuori piano, nonostante tutto, decidono di intraprendere autonome iniziative di lottizzazione. Secondo il regolamento edilizio del dicembre del 1911, all'articolo 5, è consentita la costruzione di nuovi quartieri fuori piano, purché si provveda alle urbanizzazioni primarie, strade, fogne, distribuzione dell'acqua. Il comune sarà tenuto alla manutenzione, ma soltanto quando i nuovi quartieri verranno incorporati alla città. E così, tra gli altri, Leopoldo Perotti, nel 1910, decide di lottizzare la sua villa posta a poco meno di 2 chilometri da Porta Maggiore, lungo la via Prenestina, che appunto è la prima delle vigne poste fuori porta, che vengono lottizzate fuori piano regolatore. L'area del Perotti ha una buona accessibilità garantita dalla via Prenestina, è pianeggiante e consente un frazionamento di lotti regolari organizzato su 4 strade parallele tra loro. Anche gli acquirenti dei lotti Perotti appartengono a un ceto popolare operaio e piccolo borghese, per lo più artigiani, un pittore edile, un carpentiere, un calzolaio e commercianti. Vi sono anche un carrettiere della Rettezza Urbana, un ortolano, un macellaro, un padroncino di vettura e un vice brigadiere dalle guardie di finanza, oltre a qualche pensionato e alcuni impiegati. Questi dati li ho tratti tutti dagli atti di compravendita dei lotti. I prezzi dei terreni sono più bassi rispetto a quelli praticati dai fratelli Belardi, che oscillano fra i 2,60 e 3,50 lire al metro quadro. Via via che le case vengono realizzate, il quartiere di Forte Porta Maggiore, come si chiama in quegli anni, comincia a essere popolato, sino ad arrivare nel 1915 15.000 persone. L'analisi dei registri della parrocchia di Sant'Elena, relativi ai matrimoni, ai battesimi e ai defunti, disponibile a partire dalla seconda metà del 14, consentono di conoscere la composizione sociale di questa eterogenea popolazione, fatta per la maggior parte di gente venuta da fuori che hanno trovato a Roma occasione di lavoro. I primi abitanti del Pigneto, per un quinto provengono da altre zone di Roma, ma per la maggior parte sono originari dei paesi della provincia. Sono i piccoli centri addensati nell'area tiburtina e prenestina, i Colli Albani, la Ciociaria, le valli dell'Ire e del Sacco, Civitavecchia, la Maremma romana del Viterbese, i Monti Ariatini, la Sabina e la Valle della Mine. Anche se non manca qualcuno per la misura decisamente minore, chi viene dalla Massica o da altre regioni d'Italia centrale, qualcuno addirittura dall'Italia settentrionale, dalla Lombardia e dal Piemonte, e qualcun altro dalla Puglia e dalla Calabria. Da un confronto comparato comunque con i dati più generali di Roma, vediamo che questi dati non si discostano molto da quelli appunto generali della città, anche se al Pigneto è maggiore l'incidenza di chi proviene dal settore sud-orientale dell'area romana. Agli inizi degli anni 20, superato un difficile dopoguerra, il permanere della crisi degli alloggi e la carenza di aree edificabili a buon mercato spinge la maggior parte dei proprietari delle altre tenute poste al di là del vallo ferroviario a lottizzare anche. È sempre un ceto piccolo borghese, impiegati, commercianti e artigiani a comprare, non mancano però i ferrovieri né i turpini, data la vicinanza del deposito comunale di via Casilino. Gli atti di compravendita, analizzati, documentano come, pur provenendo per la maggior parte da province dell'Italia centrale e altre zone del Lazio, tra gli acquirenti di questi lotti adesso sono pochi quelli di prima immigrazione, abitando quasi tutti già in altre zone di Roma. Molti provengono da San Lorenzo, dall'Esquilino, qualcuno viene da un po' più lontano, da Viale Ventino, da Porta Furba, altri sono già domiciliati addirittura in zona, in via Campobasso, dalle parti dell'Acqua Brulicante, nella vicina Maranella, e qualcun altro in via Fanfulla da Lodo, in via del Pigneto. Avanti. Ecco, l'ha già venuto. A esemplificare questa particolare mobilità urbana, che evidenzia il passaggio da una condizione di affitto ad una di proprietà, valga l'esempio della vigna Crudener, che vedete nell'immagine,
lottizzata nel settembre del 1121 dal generale in pensione Alfonso De Gennaro. Questa lottizzazione viene fatta sul lato destro di via del Pigneto, nelle proprietà appunto del generale, intorno al vialetto d'ingresso dell'attuale via Zarudo, con tutti i lotti venduti nel giro di appena 3 giorni. Per oltre la metà gli acquirenti sono dipendenti della Nettezza Urbana. Gli altri sono più ferrovieri, anche se vi sono un tranviere, un carrozziere, un manovale e altri di altri mestieri. Comunque, cosa è importante è che tutti quanti abitano già a Roma e la maggior parte già abita a Pigneto, nella lottizzazione Berardi, in via Campopassi, in via Bellino, qualcuno viene da Pietralata, altri sono di San Lorenzo. Comunque, la cosa strana, la stragrande maggioranza è originaria della provincia di Frosinone e vengono dal paese di Palvaterra. Andiamo avanti. Ecco. Siamo negli anni 22-23, l'insediamento a Prenestino della Viscosa, importante fabbrica di cellulosa, porta una forte impronta urbana nella struttura sociale del quartiere, perché con la grande fabbrica arrivano anche i servizi, con l'ambulatorio, l'asilo e altre strutture sociali. La Viscosa porta inoltre anche il fatto nuovo della presenza capillare di lavoratrici nel tessuto produttivo del quartiere, ancora più di quanto era avvenuto alla Serona, che pure, come abbiamo visto, da tempo utilizza maestranze femminili in maniera preponderante. Per la formazione del personale qualificato, la direzione della Viscosa ha fatto venire dalle altre sedi del gruppo 200 operai venete per essere impiegate nei reparti speciali, grazie alla loro esperienza per le lavorazioni più delicate. Nel corso degli anni saranno più di 1000 le donne che trovano lavoro nella fabbrica di via Prenestina, rappresentando quindi il 40% del totale delle maestranze, e sono proprio loro, le donne della Viscosa, le operai tessili che alimentano nel quartiere, insieme ai ferrotrambieri e ferravieri, un vivace focolaio di resistenza alla politica di restaurazione imposta nelle fabbriche dal regime fascista che da lì a qualche anno, ahimè, si imporrà nel paese. E andiamo avanti? Questa è un'immagine del 1924, da questo piano topografico vediamo bene come a seguito delle numerose varie lottizzazioni si è venuta a formare sul territorio del Pigneto una situazione tutta particolare, non più rurale ma neppure urbana, a pelle di leopardo, costituito da spezzoni di lottizzazioni, ognuna col suo pezzo di strada avulso dal contesto, tratti di viabilità, strade realizzate a pezzi, in terra battuta, senza continuità tra di loro, che conducono ai lotti già edificati, perdendosi per il resto nel vuoto della campagna circostante, nel più completo disordine urbanistico. Andiamo avanti, grazie. Ecco, ancora oggi, questa è un'immagine invece recentissima, ancora oggi, osservando una vista zenitale del territorio posto fuori Porta Maggiore, l'Esculino, la trama dei tessuti che la costituiscono mostra con evidenza il disegno di disomogeneità costituito dalle tante tessere di quel mosaico urbano che stenta ancora a trovare un suo assetto di coerenza, legato com'è ad una fase di formazione che ha attraversato oltre un secolo di storia. Andiamo all'ultima immagine. Ecco, questo è il libro che ho avuto il piacere di scrivere 15 anni fa, che racconta la storia di questo territorio e le immagini che avete visto sono tratte tutte da questo libro. Grazie. Grazie. Sono stato nei tempi. Un pochino più lungo, ma l'interesse davvero di queste immagini della storia. È una storia. Volevo dare un quadro completo per capire come questo territorio si è formato nel corso degli anni. Fermandomi comunque agli anni 20-30, che poi diciamo verranno ripresi dagli interventi che mi seguiranno. Grazie. Esatto, benissimo, grazie. Tra l'altro scrivono nei commenti, Stefani Marinelli scrive nei commenti, in Serono ho lavorato dall'81 all'89, lì ci sono le mie origini. Quindi sì, è una storia antica, una storia che ci racconta della formazione di un quartiere.
attraverso l'insediamento di stabilimenti industriali, ma è anche una storia che arriva fino ad anni recenti. La Serono fino a quando è stata aperta? Da quando ha lavorato? E credo che a fine 1900, fine del Novecento. Quindi siamo veramente... Che poi comunque si è trasformata, perché è stata inglobata in una multinazionale, la Merx, e poi ha attivato un programma di riqualificazione dello stabilimento, e all'interno dell'attuale stabilimento esistono ancora degli uffici della Serono, diciamo, però la fabbrica ha delocalizzato, adesso attualmente via del Pigneto c'è tutt'altro, un centro congressi, tante altre cose belle, ma non più la fabbrica. Tra l'altro la Serono, appunto, in una vecchia sede della Serono, ora ha sede invece la biblioteca Mameli, dove idealmente siamo. E adesso quindi parliamo della viscosa, quindi delle realtà industriali che attirano la popolazione nel quartiere, e appunto la particolarità della viscosa veniva accennata da Severino, questo di essere un attrattore soprattutto di lavoratrici, di donne, da fuori regione, quindi dall'ambito regionale ma anche da fuori regione. Quindi passiamo con questo alla relatrice che segue, che è Maria Lepre, del Centro di Documentazione Maria Baccante dell'Archivio Storico Viscosa. Quindi siamo a pochi metri dalla Biblioteca Mameli, dall'altro lato della Via Prenestina, e dove c'è questa realtà di grandissimo interesse. Ti lascio la parola a Maria Lepre. Buongiorno a tutti e tutte. Io innanzitutto devo fare una comunicazione che purtroppo non potrò trattenermi per tutta la durata dell'incontro, quindi farò il mio intervento e dovrò scollegarmi. E, però per qualsiasi tipo di curiosità, di domanda, di semplici informazioni potete mandarci una mail all'indirizzo info@viscosa.org, oppure immagino anche agli indirizzi degli organizzatori. Allora sì, oggi vi parlerò delle migrazioni interne legate alla Viscosa di Roma, ma prima mi piacerebbe un po' raccontarvi che cos'è il nostro archivio, che cosa conserva e essenzialmente che cosa facciamo all'interno del territorio. Allora, l'archivio conserva la documentazione della Viscosa di Roma che vediamo nell'immagine, è una fabbrica che produce seta artificiale, attiva dal 23 al 53 e chiusa definitivamente nel 55. Lo stabilimento alla sua apertura accoglieva circa 2500 operai, di cui per l'appunto una buona percentuale di donne, e come possiamo vedere si estendeva su una superficie molto vasta, parliamo circa di 14 ettari di terreno, dove possiamo vedere per l'appunto che nella parte superiore dell'immagine vediamo l'opificio in sé, quindi il luogo di produzione della seta artificiale, mentre nell'immagine in basso vediamo altrettanti 7 ettari di terra a cui erano destinati servizi per operai e operaie. Nello specifico qua si possono vedere 4 dormitori che ospitavano ognuno 120 posti letto, il convitto interno che ospitava anche delle cappelle per donne e per uomini, l'alloggio delle suore, il campo sportivo, quindi tutta una serie di servizi che venivano date agli operai e alle operaie. La produzione della seta artificiale avveniva attraverso il metodo alla viscosa, un metodo molto economico e molto nocivo, tant'è vero che gli operai e le operaie che lavoravano la viscosa si ammalavano proprio perché venivano utilizzati sostanze tossiche come il solfuro di carbonio. Che cosa conserva il nostro archivio di tutto questo stabilimento? Noi conserviamo la documentazione relativa all'ufficio del personale, parliamo di 28 metri lineari di documenti, schede o fascicoli, suddivisi in 5 sottoserie. Poi abbiamo i documenti afferenti all'ufficio tecnico della fabbrica, quindi planimetrie e disegni dei macchinari, ancora diciamo in fase di riordino e quindi purtroppo questi ancora non consultabili, e poi dei documenti relativi invece allo stato di salute degli operai e delle operaie.
Come nasce il nostro archivio? Allora, l'archivio, diciamo, si inserisce in un percorso di lotte che inizia nel 1995 e ad oggi non è ancora concluso. In quella data, infatti, alcuni attivisti e abitanti del quartiere ostacolano un tentativo di speculazione all'interno dell'area messo in atto dal proprietario dello stabilimento. E, messo in atto dallo stabilimento che prevedeva per l'appunto la costruzione di un centro commerciale. Fu in quell'occasione di occupazione che gli attivisti e gli abitanti trovarono questo archivio e lo misero in salvo, perché poi di lì a poco gli edifici dove furono trovati i documenti andarono praticamente a fuoco. In quella data, sempre diciamo in quegli anni, in quel tentativo di speculazione, nasce anche quello che noi oggi conosciamo come il lago bollicante ex SNIA, ossia praticamente nella tentativo di speculazione nella costruzione di questo centro commerciale, viene intercettato, diciamo, il condotto che incanalava la falda acquifera, viene rotto e quindi affiora il lago. Da lì inizia tutta una serie di mobilitazioni per salvaguardare quell'area, per renderla monumento naturale, una lotta che continua ancora oggi perché nonostante abbiamo ricevuto questa approvazione e riconoscimento del monumento naturale quest'anno, quindi a distanza circa di 30 anni, però ad oggi il monumento naturale prevede soltanto una piccola area, invece quello che si chiede è che tutta l'area, tutto il perimetro dei 14 ettari venga riconosciuto come monumento naturale, dunque salvaguardando non solo quel patrimonio naturalistico che conserva il lago, ma anche il patrimonio storico che conserva tutto questo stabilimento. Quando furono trovati questi documenti nel 1995, vennero depositati e conservati presso il centro sociale ex SNIA, che nasce praticamente nello stesso anno e da lì subito gli attivisti del centro sociale si resero conto della potenza e della valenza di questa documentazione per ricostruire la storia sociale del territorio. Nel 2012 otteniamo l'approvazione da parte della sovrintendenza di notevole interesse storico e dunque trasferiamo l'archivio alla Casa del Parco delle Energie, dove praticamente è stato ristrutturato uno di quei quattro padiglioni che facevano parte dei dormitori dello stabilimento. E nel 2015 ci trasformiamo polo archivistico e quindi centro di documentazione in grado di raccogliere anche altra documentazione per renderla fruibile. E quali sono gli obiettivi del nostro archivio? Innanzitutto, abbiamo detto che per l'appunto per noi è di fondamentale importanza la ricerca sociale e storica del nostro territorio. Per questo cito soltanto un'iniziativa trattante, è la Storia nelle strade, un'iniziativa in cui abbiamo fatto uno studio e delle ricerche importanti su partigiani e antifascisti del nostro quartiere. Abbiamo realizzato e installato dei pannelli di fronte a queste case e quindi abbiamo reso accessibile la loro storia anche alle persone che frequentano abitualmente le strade del quartiere. Una seconda attività di fondamentale importanza per il nostro archivio è l'attività didattica che svolgiamo con scuole di ogni ordine e grado fino all'università e poi ovviamente c'è la ricerca, motivo per cui oggi sto qui a parlare con voi. Allora, per quanto riguarda diciamo, le migrazioni interne legate alla viscosa, questo mio intervento di oggi si inserisce in realtà in una ricerca molto più vasta che ho iniziato nel 2014 e concluso nel 2016 per la stesura della mia tesi di laurea magistrale dal titolo La viscosa di via Prenestina e il fascismo, conflittualità operaia e lo sciopero del 1924. Praticamente all'interno della mia tesi porto avanti la tesi che lo sciopero che si verificò alla Viscosa nel 1924 non fu un moto spontaneo, ma bensì si trattò di uno sciopero organizzato dalla cellula comunista presente nello stabilimento. Ovviamente per analizzare questo sciopero del 1924 io vado ad analizzare quelle che sono le condizioni di vita degli operai. Quindi che significa? Che vado ad analizzare il costo della vita del 24 e comunque di quei primi anni 20 per capire quale fu il valore d'acquisto dei loro salari, il valore d'acquisto reale dei loro salari. Vado ad analizzare le condizioni abitative, vado ad analizzare le condizioni di lavoro, quindi le paghe e la mobilità. E i dati anagrafici. Per
I dati anagrafici, tre dati fondamentali, ossia sesso, età e provenienza, che sono dei dati fondamentali per la determinazione del salario. Che significa? Significa che essere donna significava percepire, anche come avviene oggi purtroppo, percepire un salario inferiore e quindi era un beneficio da parte del produttore che per l'appunto pagava di meno la forza lavoro. Essere donna e essere minorenne significava per l'appunto percepire un salario ancora più basso e abbiamo potuto studiare attraverso anche questa ricerca ma anche attraverso altri dati che sono emersi comunque dal nostro archivio che essere una donna, essere minorenne e provenire dal comune di Casarsa nel Friuli significava percepire anche una paga minore rispetto a una donna che invece era nata a Roma. Lo studio che ho condotto e l'ho condotto praticamente sulla prima sottoserie che noi conserviamo in archivio che provo a farvi vedere nell'immagine, non so se si vede, eccola qua, praticamente questa è la prima sottoserie che conserviamo dell'ufficio del personale dove si vede che ci sono dei dati molto diciamo minimi, abbiamo il nome, il cognome, il patronimico, la data dell'ammissione, il reparto che in questo caso ovviamente non c'è, il luogo d'abitazione e poi il licenziamento e la motivazione del licenziamento. Ora, questa prima sottoserie che abbiamo detto che è molto importante, perché? Perché va dal 23 al 25. Ai fini della ricerca, ovviamente, quest'arco cronologico è fondamentale sia perché rappresenta un prima, un durante e un dopo lo sciopero, ma è molto importante perché gli anni 20 rappresentano un momento di svolta per il settore industriale delle fibre artificiali. Tant'è vero che nei primi anni 20 questo settore ha un incremento, uno sviluppo esorbitante. Basti pensare soltanto che nel 1925 l'Italia raggiunge il secondo posto nella scaletta mondiale dei produttori e il primo posto nella scaletta mondiale degli esportatori, quindi parliamo di livelli di produzione altissimi in Italia negli anni 20. Come fu possibile raggiungere questa produzione così alta? Attraverso lo sfruttamento degli operai e delle operaie. In che modo? Diminuendo il salario, aumentando le ore di lavoro, aumentando le mansioni che venivano affidate a questi operai e specialmente attingendo da una disponibilità quasi illimitata di giovani manodopera che proveniva essenzialmente da campagne venete e del sud Italia, che poco istruita e disposta ad accettare delle condizioni di lavoro ai limiti della resistenza fisica per poi percepire un salario di sussistenza. Infatti, questi sono degli anni, per l'appunto ci raccontava anche Severino, di fondamentale importanza anche per quella che è l'immigrazione all'interno della capitale. Ci sono migliaia e migliaia di persone che si riversano nella capitale anche dalla povertà, no? Da cui vengono respinti dalle loro campagne. E queste persone vanno ovviamente ad aumentare la popolazione creando anche tutta una serie di cose, come si parlava anche prima, come per esempio la carenza degli alloggi. Gli alloggi costavano tantissimo, il che significava che spesso in un alloggio, nella migliore diciamo delle ipotesi, diversi nuclei familiari dovevano abitare all'interno dello stesso alloggio, oppure nella maggior parte dei casi costruire degli alloggi di fortuna, ossia quei cosiddetti baraccamenti, no? Quegli alloggi costituiti da per l'appunto mezzi di fortuna. Passiamo allo studio che ho condotto. Ma allora, chiedere di riuscire entro 5 minuti a... Sì, ce ne metterò 6, giuro. Okay. Allora, lo studio è stato condotto attraverso il campionamento casuale semplice, che è un campionamento statistico, e prelevando il 30% della prima sottoserie, quindi 400 schede su un universo complessivo di 1300 schede. Allora, la nostra ricerca fondamentalmente ha confermato quelli che sono poi i dati ufficiali, ossia Lanfranco Maroi, statista e demografo del regime fascista e direttore dell'ufficio di statistica del Comune di Roma dal 22 al 50, che cosa ci dice? Ci dice che
la crescita nella capitale dal 1911 al 1921 è maggiore rispetto a qualsiasi altro capoluogo, e queste provenienze vengono essenzialmente da Lazio. Ma se noi andiamo a sottrarre queste provenienze dal Lazio, dal resto dell'Italia centrale, vediamo che quella percentuale che resta è inferiore all'Italia meridionale. Infatti, se noi andiamo avanti con l'immagine, c'è un approfondimento, andiamo avanti con l'immagine, c'è una, eccola qui, c'è lo studio che ho fatto è rispetto a tutte le regioni dell'Italia. Quindi se noi andiamo a sottrarre a quel 72,57% il 38,56% degli operai e le operaie che erano di Roma, del comune di Roma, del 20,30% che invece proveniva dalla provincia di Roma, resta una percentuale comunque inferiore rispetto agli operai e alle operaie che provenivano invece dal sud Italia, e quindi parliamo dell'Abruzzo, Campania, Puglia, Molise, eccetera, eccetera. In questi dati di particolare importanza abbiamo i dati del Veneto, che sono un 4,11% di provenienze. Le campagne del Veneto sono importanti per due motivi. Una è quella che ha detto Severino, per l'appunto, perché il proprietario, anche in questo caso della Viscosa di Roma, aveva fabbriche anche in Nord Italia, e quindi quelle donne specializzate venivano accolte nel nostro stabilimento per formare altre manodopera. Ma è anche vero che quelle campagne furono delle campagne sempre comunque determinante per quello che fu il settore anche della seta naturale. Quindi nel momento in cui entra in crisi quel settore, quelle donne diciamo inoccupate vennero per l'appunto occupate all'interno di questi nuovi settori. Per quanto riguarda, andiamo avanti con l'ultima immagine ed è l'argomento conclusivo, per quanto riguarda la residenza degli operai, qui ho utilizzato, e ovviamente prima mi sono dimenticata di dire che la conformazione della cartina è quella che segue le regioni del 1924, e così come la cartina che vediamo adesso è una cartina del 1926, perché nel 26 vengono istituiti 19 nuovi quartieri. Allora, dallo studio che cosa è emerso? Ovviamente che questi nuovi operai e operaie che andavano a lavorare alla Viscosa, che arrivavano a Roma, andavano poi ad abitare nei quartieri e quindi non nel centro. Vediamo le percentuali. Allora, un 33,43% ovviamente andò ad abitare a Prenestino, che per l'appunto è il luogo dove nasce la fabbrica, seguito poi dal Tuscolano con l'11,61%, il Tiburtino con il 9,92%, quindi vediamo comunque una percentuale molto alta rispetto invece a quell'1,70% degli operai della Viscosa che risiedeva all'interno delle mura della città, quindi a Trastevere, a Prati e così via dicendo. Dunque, che cosa emerge praticamente dalla nostra ricerca? E con questo chiudo, che praticamente viene, nonostante diciamo questo processo di industrializzazione che colpisce questa zona della città, non migliorano le condizioni di vita degli operai e delle operaie, anzi si viene a creare una periferia lontana, una periferia dove si percepisce, comunque si vive un disagio economico e sociale, e si crea quindi una periferia di invisibili, una periferia di senza diritti, che vivono in delle condizioni allo stremo della decenza, che poi, se vogliamo, diciamo è la stessa periferia anche che viviamo oggi, no? Dove abbiamo ancora questa forte densità abitativa. Basti pensare semplicemente che a questi contagi del Covid nei nostri quartieri ci sono state delle percentuali altissime proprio grazie a questo grado altissimo di densità abitativa, ma resta ancora l'emergenza abitativa nei nostri territori. E dunque continua purtroppo ad avvenire quello che è iniziato un secolo fa, come la negazione anche all'accesso della cittadinanza, quindi a tutta una serie di diritti delle periferie rispetto al centro. Ecco, io ho concluso. Mi dispiace di essere stata troppo... Aspetta, grazie. No, anzi, scusami tu se ti ho richiamato, diciamo, al rispetto rigoroso dei tempi, ma altrimenti poi non riusciamo a garantire anche uno spazio finale per la discussione. Sì. Grazie mille per questo intervento, grazie, questi piccoli materiali, e tra l'altro appunto materiali e slide che saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito roma150immigrazioni.it, come potete leggere nei commenti. Grazie Maria, che appunto tra l'altro ci hai parlato proprio dall'archivio della Viscosa, sì, quindi sei proprio, sì, nel luogo dove, sì, sono
conservati questi importantissimi documenti. Grazie, sì. Allora, buon lavoro. Grazie a voi. Appunto, dalla Viscosa passiamo a poche centinaia di metri verso l'esterno, al Borghetto Prenestino, dove abbiamo un collegamento con Stalker Osservatorio Nomade, un'associazione che da molti anni è attiva nel territorio, un'associazione che si occupa di territorio, andandolo proprio a studiare, ad abitare, a modificare, a vivere. Ecco. E appunto questo è un collegamento in esterno, proprio da questo borghetto, di cui adesso appunto ci racconteranno alcune notizie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Buongiorno Giulia. Sì, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Esattamente da pochi metri dove era l'archivio, dove era la fabbrica, ora siamo qui sul sito dove fino al 1980 molte persone trovarono ospitalità, ed è il Borghetto Prenestino. Tantissime persone sia romane, ma soprattutto migranti, in questo caso specialmente dall'Abruzzo e dalla Calabria, a volte da un singolo paese, perché con il passaparola dal paese si arrivava direttamente nel borghetto e si trovava ospitalità in una baracca. Diciamo, il primo insediamento del Borghetto Prenestino risale al 1930 con la Borgata Prenestina, una borgata ufficiale dove trovarono ospitalità, trovarono casa gli sfollati degli sventramenti del centro storico. Case cosiddette rapide, perché erano case in muratura di un piano con una singola stanza, una cucina, e i servizi dove c'erano erano esterni, quindi condizioni molto malsane. E poi negli anni questo primo insediamento si sviluppò molto fino a essere considerato per numero di persone e per estensione il maggiore. Questo anche per la sua posizione strategica rispetto alla città. Nel 1939 viene aperta la stazione Prenestina e quindi la linea ferroviaria Roma-Sulmona, e quindi diventa un accesso dall'Abruzzo diretto, un accesso da fuori a dentro la città. Ma con la presenza della fabbrica Cisa Viscosa sicuramente Largo Preneste da subito diventa un nodo centrale per l'apertura del tram e quindi un collegamento diretto con il centro della città. Le condizioni erano sicuramente di degrado, molto malsane per condizioni igieniche e di vita, ma c'era anche un aspetto molto di grande umanità, un aspetto di grande socialità, ci si aiutava, ci si conosceva, era una sorta di città dentro la città, in cui ci furono anche esperienze molto interessanti, molti artisti, intellettuali vennero qui. Questo è il luogo dove Pasolini incontra Ninetto Davoli, che qui viveva, ma ci furono anche esperienze dei cosiddetti preti di strada, che decisero di venire ad abitare qui e mettere a disposizione il loro lavoro come preti operai, da falegnami, fabbri e altri calzolai, a disposizione della comunità che qui viveva. E all'interno di questo, che a Roma c'erano... Questa è una mappa degli anni 70, un centinaio di insediamenti del genere. Ci furono anche le esperienze delle scuole popolari, scuole dopo scuola per i bambini delle baracche. In quegli anni c'erano ancora le scuole differenziali, quindi una grande discriminazione per i bambini che avevano bisogno di un supporto per la scuola della mattina, che furono esperienze importanti sia dal punto di vista sociale, culturale e politico. E quindi lascio ai baraccari di allora, al doposcuola del Borghetto Prenestino, a raccontare quell'esperienza. Voi avete fatto festa perché da 100 anni Roma è capitale d'Italia. Siamo nel 1971. Vi ricordate che siamo uniti tutti quanti italiani. Invece siamo divisi. Vicino ai palazzi di lusso ci stanno le baracche, dove viviamo noi operai. Qualche volta ci raduniamo e andiamo a occupare le case. Ci portiamo i materassi e le coperte per resistere di più. La mattina vengono i camion pieni di poliziotti e ci cacciano via. Intanto a Roma ci stanno 30.000 appartamenti vuoti. Di chi la colpa? 9 famiglie sono padrone di quasi tutta la terra di Roma. Questi proprietari non danno il terreno al comune per farci case per i lavoratori. Se lo tengono e ci costruiscono appartamenti di lusso e li vendono per tanti soldi ai ricchi, perché ci guadagnano di più. Il comune non prende la terra ai 9 uomini perché sta dalla loro parte e non fa pagare loro nemmeno le tasse. Mentre noi stiamo come 60 anni fa. Se la cucina è grande,
i letti rimangono anche durante il giorno, ma se è piccola, i letti sono rialzati e il materassi è appoggiato alle pareti o messo nel cesso. Vicino a me, alcune persone dormono in quattro in un letto matrimoniale. In un letto che ci entra una sola persona, si mettono in due, una da piedi e una sopra. La sera, io ai topi li tiro con la scarpa. Quando piove, mio padre mette la bagnarola sul letto. Noi non possiamo andare ad abitare nei palazzi perché ci chiedono l'affitto alto. Poi i nostri padri sono quasi tutti manovali, e muratori e stracciaroli. Sono sfruttati e guadagnano poco. Ecco, poi continua. Però per dire che queste esperienze furono anche molto importanti per una coscienza politica, e in quegli anni nasce proprio anche il movimento di lotta per la casa. E quindi qual è l'importanza di ritrovarci qui, in quel luogo abitato per tanti anni da queste storie della città che a volte sono invisibili, non sono molto raccontate? E quindi vi vorremmo lasciare un invito a tutti di costruire insieme una zattera. Sì, buongiorno a tutti. Sono Lorenzo Mito, anch'io di Stalker. Appunto, Stalker cerca di creare le occasioni, i dispositivi, le modalità, abitando i luoghi e intercettando le persone che li conoscono, li abitano, di evocare le memorie spesso dimenticate di questa città, soprattutto quando si tratta di memorie subalterne. La zattera è un progetto artistico, è un oggetto... È una zattera di salvataggio che va alla deriva nelle pieghe, negli interstizi della città, per raccoglierne appunto storie, memorie, immaginari e collegarli anche alla possibilità attraverso di questi di costruire un immaginario possibile per questa città. Qui al Borghetto Brenestino è uno dei cantieri che stiamo aprendo, che abbiamo aperto con il progetto La Zattera. Un cantiere, ci piace connettere la storia di questo posto incredibile. Adesso siamo qui con Piero e ve lo presento, ma vi volevo dire questo. La storia con la reinvenzione, cioè Roma in questi spazi appunto ha praticato forme di lotta, di resistenza, ma anche di innovazione sociale, di invenzione, strade verso il futuro. Ecco, per collegare diciamo la storia di questo posto a un immaginario che frequentiamo fortemente, partecipando alla vicenda del Lago Policante con il forum territoriale, alla rete ecologica di Roma Est, proponiamo di raccogliere queste memorie lasciando una traccia labile, che anche Piero ci sta aiutando a costruire, una traccia di com'era questo spazio, di quante strade, di chi lo abitava, e per ognuna di queste baracche vorremmo piantare un albero, in modo che da questa storia resti la memoria di un bosco che sia appunto a fianco a questo ecosistema del momento naturale della Viscosa, in continuità con una serie di spazi vuoti, un bosco che possa rigenerare la natura in questa parte di Roma, un bosco come i boschi sacri degli antichi, in cui la città rinasce. Vi passo, per fare questo vi invitiamo tutti a scriverci sul gruppo e iscrivervi e partecipare al gruppo di Facebook Memorie del Borghetto Brenestino. Siamo qui con Piero Amendola. Prego Piero, facci vedere dove stiamo. Siamo a Borgata Brenestina, dove c'erano ancora le baracche. Noi siamo qui, adesso c'è la chiesa Maria Teresa Carlotta, che sarebbe questa, e noi siamo qui. Abbiamo un campo qua, dall'altra parte altri campi. Questa parte qua adesso non c'è più, ma qui abbiamo tutto parcheggio, qui abbiamo i campi da padel, qui tutto prato abbandonato, cose che potrebbero fare tante cose le istituzioni, ma non fanno mai niente. L'unica cosa, ecco, dove siamo adesso. Dove siamo adesso? Mi hai detto che era la piazza questa. Sì, è la piazza della Borgata Brenestina, cioè il Borghetto Brenestina. In poche parole, via Secondino, qui si terminavano tutte le vie, ma erano tutte vie piccolette che si andavano da una casa a un'altra, però alla fine la domenica stavano tutti in questa piazza. Ognuno raccontava le cose sue, la gente che lavorava, quello che avevano fatto durante la settimana. E noi ragazzi magari ci divertivamo, ecco, dopo la scuola andare al cinema oppure a giocare ai soliti giochi del ragazzo. E chi vi veniva a trovare qui? Veniva spesso un Netto Tavo, cioè
Pasolini. Il problema è che Pasolini veniva qui perché cercava dei ragazzi che avevano bisogno di soldi, cercava di accaparrarseli, portarseli con loro, magari dargli una possibilità, mentre invece era tutta una cosa falsa. L'unica persona che ci è riuscita è stato Nenetto Davoli. Magari che non so abitava perché qui. abitava proprio qua, in questa cosa io le indico qua, ecco, proprio qua dove abitava. Quando veniva Pasolini, veniva sempre con 2003 Ferrari o Pininfarina oppure con la Pino Ferrari, perciò era uno che aveva i soldi. Non sapevamo neanche che era Pasolini quando arrivava. Pensavamo uno che c'ha i soldi e basta, perché per noi vedere il cinema era pure tanto, continuo, Veniva eh. pure Madre Teresa di Calcutta. Maria Teresa Calcutta veniva spesso qui alla Borgata, nella Borgata, ma stava nelle suore, non stava qui alla chiesa, ma nelle suore francese. Poi di fronte ci abitavo io con mia madre, mio E voi da padre. dove siete venuti? Noi dalla Calabria, nel calcolo del 1960, ecco. Dove esattamente? Da Spillace, provincia di Catanzaro. Eravate tanti dalla Calabria qui. Sì, a mano siamo diventati tutti calabresi, mi sembrava di essere dentro una mafia completa, però eravamo brave persone, in fin dei conti chi lavorava, ognuno faceva il dovere suo, senza dar fastidio a un altro. L'unico problema è che tutti ci guardavano in un modo molto discrepante, ci consideravano proprio degli scarti umani, mentre invece noi di cuore eravamo generosissimi, ci aiutavamo l'uno con l'altro, cosa che invece chi abitava ai palazzi non conosceva neanche la persona che abitava all'appartamento di fronte, cosa che Grazie noi mille, niente. Piero, grazie mille. Grazie. Grazie, arrivederci. Ci vediamo l'ultimo Grazie. appuntamento, il 21 gennaio faremo un intervento artistico in questo luogo e vorremmo essere in tanti. Lo faremo anche insieme all'associazione Sguardo in Giro che da anni è presente qui a Villa Gordiani. Per Giorno, cui scusa Giulia, 30... non ho capito il giorno. Il 31 giorno. giugno, una domenica, speriamo di sole, all'aperto, vorremmo essere proprio qui sul luogo e trovare la modalità insieme di ricordare quelle storie. Invitiamo tutti quelli che conoscono questo posto, che hanno documenti, a partecipare, a venire a ricostruire questa mappa. Benissimo, benissimo, grazie mille. Allora, appunto, per il borghetto prenestino, rimandiamo al gruppo Facebook che è segnalato su Facebook e appuntamento il 31 gennaio per chi vuole seguire questo interessantissimo progetto. Tra l'altro, la Zattera è un percorso artistico, sociale che durerà 3 anni. Quindi, appunto, iniziamo con questo collegamento anche una collaborazione. Un'attenzione reciproca di cui siamo molto, molto contenti. Grazie, un saluto. Appunto, introduco e do la parola alla prossima relatrice che è, come potete vedere, Sara Rossetti, studiosa di migrazioni, autrice del libro Kota, Donne Bangladesi nella Roma che cambia, edito da EDS nel 2018. Libro in cui tra l'altro viene anche un po' evocata parte di questa storia dei baraccati, delle migrazioni interne, ma per poter poi concentrarsi su un passo successivo di questa vicenda, della vicenda appunto dei mutamenti urbani, dei mutamenti sociali innestati dalle migrazioni, quindi il passaggio alle migrazioni dall'estero, di cui appunto Sara ha studiato in particolare la comunità bangladese, ma su questo appunto le lascio la parola e le lascio appunto i 15 minuti per la sua relazione. Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Io innanzitutto ringrazio le biblioteche di Roma e ISMED che mi danno l'opportunità di raccontare un po' appunto quello che ho scritto nel libro Kota, di cui sono coautrice insieme a Katiuscia Carnà, e di parlare di una Roma che sta cambiando, ma abbiamo visto che non sta cambiando solo adesso con le migrazioni internazionali, come si potrebbe pensare, ma grazie alle relazioni precedenti abbiamo visto come ci siano delle stratificazioni continue della città. E quindi mi fa molto piacere parlarne in questo modo, credo che sia proprio questa la strada, ossia attraverso uno sguardo multidisciplinare, come stiamo facendo oggi, e da più voci, anche quelle dei testimoni, come è avvenuto prima e come avverrà poi dopo.
E soprattutto queste più voci ci consentono di far emergere conflitti, come ho detto, stratificazioni e resistenze, di migrazioni che molto spesso vengono raccontate in due modi principalmente, o drammatizzando o edulcorando, no? Questa cosa è molto curiosa, c'è chi drammatizza, estremizza anche con esternazioni di tipo populista o vogliamo dire anche razzista, e chi invece le vuole edulcorare, soprattutto quelle interne, magari, no? Raccontando oggi che non ci siano stati problemi, che non ci siano stati conflitti e resistenze. Invece la giornata di oggi, insomma, ci sta ridando, restituendo la complessità, complessità che mentre ascoltavo, insomma, mi ha fatto venire in mente anche, qui cito, i lavori di Portelli, ad esempio, su Borgo Don Bosco, su Centocelle, il signore che diceva eravamo visti come dei reietti, no? E sostanzialmente, beh, questo, insomma, se mi permetto, per chi ci sta ascoltando e vuole leggere e che non conosce i lavori di Alessandro Portelli potrebbero sicuramente fare al caso suo, insomma, per approfondire. Quindi le migrazioni internazionali in Italia e a Roma hanno una storia abbastanza lunga, e qui invece cito Michele Colucci con il suo lavoro sulle migrazioni internazionali dal dopoguerra in poi, ma che i numeri più grossi, diciamo più significativi, cominciano dagli anni 70. In tutta Italia i primi ad arrivare sono soprattutto persone che vengono dalle ex colonie, sono le badanti, capoverdiane. Qui faccio un excursus molto veloce, ovviamente. E poi con la caduta del muro, molti migranti dall'est. Per le migrazioni asiatiche, africane, quelle che abbiamo oggi, che ci sembrano forse più numerose anche nel territorio, dobbiamo aspettare invece forse gli anni 80, un po' più in là. Nella zona, pensiamola ad ampio raggio, il primo quartiere forse che accoglie molti stranieri è l'Esquilino. Soprattutto migranti asiatici vanno ad occupare dei posti, anche di attività commerciale, che gli italiani piano piano cominciavano ad abbandonare. Insomma, qui fa un po' da polo il mercato anche dell'Esquilino. Che cosa succede? Questi migranti, e qui arrivo al dunque perché vi racconterò soprattutto della comunità bangladese, molti di questi migranti vengono dal Bangladesh, via via stabilizzandosi si spostano sempre verso più a sud nella città, nella geografia cittadina e a sud-est, seguendo in particolare la direttiva della Roma Giardinetti, possiamo dire. E qui arriviamo un po' più al presente, vi dico, vi anticipo che ultimamente si stanno spostando ancora più verso le periferie, addirittura la cinta urbana della città metropolitana, del comune di Roma e di tutto il territorio della città metropolitana. Vado subito sul focus di questa comunità bangladese, che è quella che agli occhi balza di più, e potete vedere anche mentre parlo delle foto di un fotografo della città che opera da più di 10 anni nelle comunità migranti, Stefano Romano. Sono dei momenti di vita comunitaria proprio della comunità bangladese. Quando compaiono i primi bangladesi a Roma? Compaiono a fine anni 80 e alcuni di loro si rendono protagonisti di uno degli eventi che contrassegna un po' il cambiamento anche di narrazione o la presenza sulla narrazio nella narrazione e nell'opinione pubblica degli stranieri, che è l'occupazione dell'ex Pantanella sulla via Casilina. Molti di loro sono stranieri, la maggior parte sono stranieri e moltissimi sono bangladesi. I primi ad arrivare, chi sono? Sono soprattutto dei giovani uomini di status medio-alti, che cercano un futuro migliore. Cercano un futuro migliore perché in Italia? Perché già dagli anni 70 alcuni degli sbocchi classici della diaspora bangladese si erano chiusi, su tutti quello dell'Inghilterra, c'erano state delle restrizioni sugli ingressi. Quindi a fine anni 80 arrivano i primi giovani uomini, molto spesso rimangono delusi dalle condizioni di vita qui in Italia. Come dicevo, loro erano di status medio-alti, ma l'Italia non gli offre quello che loro si aspettavano, quello che la narrazione delle migrazioni, soprattutto in Inghilterra o in altri paesi, risultava poi a chi viveva in Bangladesh. In questa prima fase ci sono pochissime donne. Quando aumentano le donne? Le donne aumentano a partire dagli anni 2000, quando la migrazione comincia a diventare più familiare, quindi gli uomini che erano arrivati prima cominciano a richiamare le donne per ricongiungimento familiare, essenzialmente donne che poi in Italia saranno soprattutto casalinghe, ma non solo.
E negli anni zero, diciamo, cominciano a aumentare donne e minori e ci si comincia a stabilizzare di più in alcune zone come quelle di cui stiamo parlando oggi, ad esempio il Pigneto e Tor Pignattara. Tor Pignattara che è un esempio emblematico, forse a Roma quasi l'unico con altre poche eccezioni, di identificazione territoriale di una comunità. Ormai Tor Pignattara è conosciuta come Bangla Town, anche se poi se andiamo a vedere i dati, forse la popolazione straniera è intorno al 10%, ma è la percezione forse che fa molto più dei numeri e soprattutto il modo di vivere il quartiere, di vivere la città. Vedete le foto, no? Ci sono diverse foto di momenti comunitari, perché la comunità bangladese diciamo che vive molto il territorio, sotto diverse forme, no? Passeggiando per Tor Pignattara possiamo vedere moltissimi negozi bangladesi, dai ristoranti, internet point, mini market, alimentari, ma andando più nel profondo e conoscendo le persone e le realtà non c'è solo questo. Infatti la stabilizzazione familiare, cioè la presenza di molte famiglie con bambini, minori, un'altissima percentuale di cittadini di origine bangladese sono minori, oltre al fatto che hanno anche un'età media molto bassa, più le donne che gli uomini. E ad esempio le scuole, abbiamo l'esempio della scuola Pisacane, dove ci sono buone pratiche di, diciamo, tra virgolette, integrazione, inclusione, ma non solo, la comunità vive il quartiere e riesce a riportare delle forme di vita, delle consuetudini che ci sono nel paese di origine, nel territorio. Qui vediamo delle feste, forse andando avanti, non so, comunque si erano già viste delle danze popolari che vengono fatte, ecco qui, nelle feste della comunità. Questo è molto interessante, perché parlo delle feste. A Tor Pignattara, come dicevo, non ci sono solo i negozi, ma ad esempio ci sono anche delle scuole di canti e musica popolare bangladese. Perché qui racconto un po' meglio quello che abbiamo fatto nel libro e le interviste, insomma, che abbiamo fatto. Il Bangladesh è un paese molto giovane, ha ottenuto l'indipendenza nel 1971, e i cittadini hanno una forte componente identitaria, hanno quasi un bisogno viscerale di mantenere un contatto, non solo il contatto che noi immaginiamo più comune, no? Quello di sentire i parenti, fare delle videochiamate, ma anche un contatto di tipo culturale. Quindi sono molto forti queste manifestazioni. È molto importante, soprattutto nel caso delle nuove generazioni, l'insegnamento della lingua madre e di altri aspetti della cultura. La lingua madre su tutti, qui faccio un po' un piccolo rimando alla storia del Bangladesh. Il Bangladesh, prima di ottenere l'indipendenza, aveva già combattuto diverse battaglie, c'erano stati diversi episodi in cui la popolazione bangladese provava a staccarsi da quello che era il paese occupante, il Pakistan. Ricordiamo che dopo la scissione dell'India, dopo la partizione, il Bangladesh non diventa indipendente ma diventa Pakistan orientale. Di fatto Pakistan e Bangladesh erano un paese unico, con il Pakistan che aveva un po' la supremazia a livello amministrativo, politico. Quindi i bangladesi combattono per poter parlare la propria lingua madre. Negli anni 50 vengono uccise anche delle persone in una protesta all'università di Dhaka. E quindi che cosa succede? Per i bangladesi è molto importante trasmettere la lingua e alcuni aspetti della cultura legati alla letteratura, alla storia e alla politica anche alle nuove generazioni. Per questo, appunto, dicevo, lo sguardo che noi abbiamo passeggiando per le strade di Tor Pignattara non sempre poi riesce a approfondire questi fattori, no? Questi fattori che vanno a intersecarsi con l'educazione delle nuove generazioni, l'educazione nelle scuole, che però molto spesso viene accompagnata da questo tipo di educazione e non soltanto da quella religiosa, no? Come si può immaginare, il Bangladesh è un paese a maggioranza islamica, la prima cosa che ci viene da pensare è che la
prima educazione delle nostre nuove generazioni, di chi risiede in Italia, sia quella religiosa. Invece, diciamo che è multivariegata, non c'è solo quella, c'è anche questo aspetto fortemente politico, storico, linguistico e culturale. Passando alle donne, perché ecco, quello che vorrei che passasse, no, è che perché si fa un'analisi delle migrazioni, anche per cercare di capire come le nuove generazioni e le famiglie vivano, e credo che sia imprescindibile non parlare di nuove generazioni e di donne. Come vi dicevo, le donne del Bangladesh arrivano un po' dopo rispetto agli uomini, infatti diciamo che il boom nei dati negli anni 90, la componente femminile era più o meno, così ricordo a memoria, circa del 2%, oggi siamo arrivati quasi al 30%, perché quando una volta che gli uomini si sono stabilizzati chiamano le mogli. Molto spesso queste donne hanno fatto dei matrimoni combinati, da non confondere con i matrimoni forzati, di cui si parla spesso, ma il matrimonio combinato è un matrimonio in cui le famiglie fanno una sorta di accordo e i due sposi hanno l'ultima parola, almeno così è nelle versioni un po' più moderne, l'ultima parola sulla decisione di sposarsi o meno. Molte di queste donne che giungono in Italia si sposano proprio così, sono di solito di uno status, di un titolo di studio più alto rispetto a quello dei propri mariti, sono più giovani. Perché questo succede? Perché l'uomo che vive in Europa, che vive in Italia, ha un potere contrattuale nel matrimonio maggiore. Quindi riesce ad avere una moglie più giovane, più istruita, di uno stato sociale superiore al suo. E queste donne, una volta che vengono in Italia, molto spesso vivono come casalinghe, si prendono cura dei figli e non hanno moltissime possibilità di uscire. I motivi sono veramente vari, qui c'è una complessità dietro a questo che io sto dicendo, sto parlando soprattutto di dati, no? I dati dicono che la maggior parte delle donne del Bangladesh sono casalinghe, che parlano poco l'italiano e che quindi hanno delle difficoltà nell'inserirsi nella società. Tuttavia, se insomma si legge il libro o si va proprio in giro per Torpignattara, abbiamo dei casi di donne che sono venute da sole, di donne imprenditrici. A Torpignattara ci sono dei diversi negozi, e qui insomma, per chi non c'è mai stato, non so se ci sta ascoltando qualcuno che non conosce la zona, non sono negozi gestiti solamente da uomini, ma abbiamo nei mini market delle donne che gestiscono delle attività, dei negozi di abbigliamento. Quindi anche la componente femminile in qualche modo sta emergendo anche dai dati, c'è un aumento nei dati lavorativi, c'è un aumento di imprese individuali a nome femminile negli ultimi anni rilevante all'interno della comunità, che però non è ancora forse quello che serve insomma per sbloccare del tutto la situazione. Io avrei concluso. Non so se sono stata troppo veloce o troppo... Grazie, Sara, sei stata perfetta, sei stata perfetta. Grazie. Se tu avessi continuato mi sarei inserito per ricordarti di chiudere. Okay. Veramente grazie per anche per la sintesi, per lo sforzo di sintesi, riuscire comunque a raccontare un percorso di ricerca così importante e ricco in pochi minuti non è semplice. In questo nostro percorso lungo la storia del quartiere arriviamo quindi agli ultimi anni e con questo appunto introduco il prossimo relatore che è Fahim Buyan, regista e attore, vincitore con il film Bangla del 2019 del premio Davide di Donatello. Fahim in qualche maniera rappresenta l'ultimo passaggio, il frutto maturo di questa lunga storia di immigrazione. Fahim, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare tutti gli altri ospiti perché comunque è stato super interessante vedere il percorso storico dell'evoluzione che può avere un quartiere a livello territoriale. Volevo ringraziare pure le biblioteche di Roma, te, Michele, e grazie per questa opportunità intanto. Beh, grazie a te per essere ospite di questa iniziativa, nonostante i tuoi impegni di lavoro, ora so che sei fuori per lavoro. Allora, io volevo cominciare proprio con una tua visione sul quartiere. Appunto, abbiamo parlato della storia di questo quartiere, tu sei nato in questo quartiere, sei
un abitante, un residente, e hai visto trasformarsi anche il quartiere nel corso della tua vita. Quali sono i cambiamenti, appunto, la prima, insomma, per iniziare un po' questo incontro, questa chiacchierata, come è cambiato il quartiere negli anni, nei tuoi anni, no? Quindi negli ultimi anni. Beh, no, beh, sicuramente c'è stata più una riqualificazione, diciamo che magari mancavano determinati tipi di servizi, no? Anche attraverso, non so, il degrado appunto, della spazzatura, piuttosto che appunto, vedere il quartiere come pericoloso, però effettivamente adesso stanno cambiando le cose, magari che ne so, nelle varie vie non c'era neanche la luce, adesso invece. Come dire, si sta più tranquilli. Mi capita spesso che invece, cioè non so se perché io ci abito da interno, ma quando per esempio stavo all'università, molte persone fuori sede avevano quasi paura di andare a vivere lì, a Torpignattara. E allora lì mi sono posto veramente una domanda, cioè se è veramente così. Quindi poi appunto c'è stata l'idea di appunto raccontare Bangla. E poi, cioè, diciamo che da parte mia non c'è mai stato un fine sociopolitico, nel senso a me l'interesse era appunto raccontare una storia d'amore e poi rendere anche coprotagonista il quartiere, cioè nel senso appunto Roma insomma, è stata raccontata in diverse maniere e ci piaceva dare anche un altro volto di questo quartiere, soprattutto anche dopo quello che è successo appunto tra gli attentati di Bataclan. Come dire, a livello mediatico il quartiere era stato subito visto male e invece noi volevamo dare appunto un altro punto di vista di come si stava evolvendo anche e soprattutto attraverso la street art. Quindi, per esempio, a me mi ha fatto strano vedere appunto anche che si facessero dei tour in cui appunto i turisti venivano a visitare il quartiere, quindi sicuramente è in totale evoluzione, nel senso molte persone adesso comprano le case lì, tuttora magari c'è qualcuno che mi chiede effettivamente se ci sono delle case in vendita, perché appunto no, come dire, è molto collegata, si raggiunge il centro facilmente, comunque diventa sicuramente un fulcro per raggiungere i vari quartieri. Il tuo film è stato appunto, ricordo Bangla del 2019, probabilmente è stato anche un motore, no, di questa riqualificazione, è frutto e al tempo stesso anche motore, cioè ha dato un'immagine in tutta Italia e poi anche all'estero, sta girando molto anche all'estero di questo quartiere. E su questo appunto lo sguardo del regista sul quartiere, che al tempo stesso è il tuo quartiere. Prima Stalker, con l'incontro di Stalker si è parlato di Pasolini che visita con macchine costose i baraccati, quasi appunto anche per trarre ispirazione. C'è tutta una storia del cinema italiano che rappresenta i quartieri romani, anche le immigrazioni, no? Interne, straniere che avvengono a Roma. Appunto, in quanto regista, il tuo sguardo, come si è relazionato appunto anche con questa tradizione? No, no, quello è stato interessante, nel senso che soprattutto i film di Pasolini, no, anche attraverso la letteratura con Ragazzi di vita, cioè ci sono tutta una serie di cose che sicuramente ci hanno ispirati, cioè lui appunto raccontava il proletariato, il sottoproletariato con Accattone, con Mamma Roma, ha raccontato diverse tematiche. E quindi per me è stato sicuramente una grande fonte di ispirazione capire cosa ci fosse prima, perché noi alla fine, come dire, no, stiamo raccontando un presente, uno spaccato, e il fatto di avere appunto questo tipo di documentazione ci dà la possibilità di poter, come dire, trarne beneficio e cercare di mantenere appunto quello che è la storia. Dal mio punto di vista sicuramente si basa molto appunto sull'osservazione e quindi di capire le persone, quindi cioè, l'unico modo per capire sia i pregi e i difetti di un quartiere, di un territorio, appunto attraverso il dialogo.
quindi spesso mi è capitato appunto dopo le varie visioni del film appunto di o di essere appunto o contestato o vedere appunto ricevere dei complimenti, quindi è questo che, come dire, il regista fa, nel senso cerca appunto di indagare su quello che potenzialmente può essere una storia, cioè quindi appunto farsi ispirare dal territorio e poi cercare appunto di portare un suo lato personale. Quindi io questo ho cercato di fare appunto, quindi anche andando attraverso la storia, di capire effettivamente cosa stava succedendo. Tra l'altro la storia è anche una storia di un incontro tra due ragazzi che sono espressione di due zone di Roma diverse, no? Quindi tra te, che sei l'espressione di Tor Pignattara, no? Come dice all'inizio, quello che è diventato anche forse anche la frase simbolo del film, 50% Bangla, 50% italiano, 100% Tor Pigna, e dall'altra parte appunto la protagonista femminile, che invece viene da altri quartieri, da Roma Nord, e quindi esprime anche un altro volto di Roma, anche da un punto di vista territoriale. Appunto, invece, dimmi. No, sì, sicuramente sì, noi abbiamo più con degli stereotipi, no? Che poi magari non è proprio così, nel senso noi abbiamo cercato di puntare sul ridere, sull'ironia. E no, sicuramente sì, vedere appunto i due spaccati, no? Perché magari si può addirittura arrivare a un concetto di gentrificazione, perché appunto Roma, essendo, come dire, no, molto densa, no? Cioè non capita mai, cioè io a volte magari alcuni quartieri non li conosco per niente, cioè perché non si ha neanche, come dire, il tempo materiale di esplorare altri posti, però sicuramente era più appunto giocare su questo lato. E a proposito di stereotipi, appunto, visto che hai introdotto il tema degli stereotipi, rispetto alle seconde generazioni, di cui si parla tanto, si è parlato tanto nel dibattito politico per via della legge sulla cittadinanza, e questo fa anche capolino, diciamo, nel tuo film, quando appunto c'è il padre della protagonista che si indigna, no, per la situazione attuale della legislazione sulla cittadinanza italiana. Appunto, da un punto di vista poi narrativo, come ti sei scontrato e incontrato con gli stereotipi sulle seconde generazioni? Beh, sì, no, cioè spesso a me non ne ho mai risentito io personalmente, però andando appunto in giro per le varie città ho capito che effettivamente il problema era molto più sentito soprattutto nelle seconde generazioni, come un conflitto interno di una crisi di identità, no? Effettivamente non sai se sei veramente o italiano o sei del tuo paese d'origine, quindi questo è stato il primo punto. Quindi abbiamo cercato un po' di, come dire, no, sdrammatizzare sul fatto che appunto o le seconde generazioni le prendono a 18 anni, ma soprattutto il problema ce l'hanno chi arriva o a un anno, a 5 o a 10 anni in Italia, e il processo burocratico è molto più complesso, no, nell'appunto ricevere la cittadinanza, nonostante appunto, come dire, no, paghi le tasse, insomma sei, come dire, no, un cittadino attivo, ecco, mi viene da dire. E poi sì, per quanto riguarda appunto gli stereotipi, un altro stereotipo, insomma, che abbiamo, insomma, ci siamo anche, no, detti precedentemente, era appunto il fatto che una gran parte della comunità del Bangladesh adesso si stia spostando a Londra, e da questo punto di vista penso che sia... Mi sa che c'è un problema col collegamento. Oddio. Scusa, se per un attimo è saltato. No, spesso, cioè, secondo me è un atto di coraggio, nel senso che appunto... Vedo di nuovo l'immagine di Fahime bloccata. Purtroppo neanche ti sento. Allora, intanto ricordo appunto che abbiamo la possibilità di interagire con Fahime, ma con tutti gli altri relatori, attraverso
la modalità dei commenti su Facebook. Chi non ha Facebook e quindi non può lasciare commento, può scrivere direttamente la domanda, una domanda, delle osservazioni alle mail nostre di noi organizzatori, stefano.gallo@ismed.cnr.it o michele.colucci@ismed.cnr.it. Intanto che cerchiamo di riattivare il collegamento con Fahim, appunto credo che sdrammatizzazione, il termine che ha usato prima Fahim Bouyam, sia un termine fondamentale anche nella resa artistica del film, no? Sfuggire un po' dagli stereotipi anche del dibattito sulla questione immigrazione, provare a mostrare un volto meno inchiodato sul dibattito politico e più appunto che enfatizza maggiormente la vitalità, la capacità anche della vita, della società, della dinamica sociale a sfuggire alle gabbie degli stereotipi e a proporre sempre comunque cose nuove, configurazioni nuove. Allora, aspettando che Fahim si ricolleghi, se non ci sono interventi da parte dei relatori o domande da parte del pubblico, io intanto ricordo che il prossimo appuntamento con queste iniziative territoriali, no, che appunto abbiamo voluto chiamare appuntamenti territoriali, anche se sono in qualche maniera in una dimensione virtuale, avverrà il prossimo venerdì alle 10:30, forse recuperiamo Fahim. Nel frattempo, appunto, do appuntamento, mentre aspettiamo che torni il collegamento con Fahim, con venerdì prossimo alle 11:30, alle 10:30, sempre appunto sui profili, sulle pagine Facebook di Biblioteche di Roma. Stavolta però ci spostiamo a Corviale con la Biblioteca Renato Nicolini per appunto un'iniziativa che tenterà di raccontare la zona di Corviale. Io non so se Fahim a questo punto è riuscito a superare i problemi tecnici. Eccoti, Fahim, no, mi scusa, senti? Non so che è successo a un certo punto. Sì, ti sento. No, scusate che mi si è staccato voi. Non so che è successo. Però ci dovrei essere adesso. Dai, proviamo a vedere allora se riusciamo a chiudere con qualche ultimo minuto. Stavi parlando del rapporto tra appunto i progetti migratori, diciamo, dei bengalesi rispetto anche all'Inghilterra, no? È stata evocata da Sara Rossetti questo legame con l'Inghilterra, che rimane sempre un po' spesso in mente, in testa ai progetti migratori, ma anche nel film ne parli, anzi è uno dei momenti secondo me più interessanti, quando nel pranzo con la fidanzata, con la protagonista femminile, accenni a questa cosa, dici, lo chiamiamo il corridoio italiano, cioè il fatto di stare in Italia qualche anno con l'idea poi di andare a Londra, e a quel punto il padre della ragazza, che fino a quel momento aveva espresso indignazione per la legge sulla cittadinanza, a quel punto si arrabbia con te e dice, ora siamo diventati un corridoio, no? Mi sembra anche lì, come dire, la cifra stilistica un po' che hai voluto dare al lavoro, sempre questa ironia, non dare mai niente per scontato, provare sempre a smontare i luoghi comuni. Scusami, con questo ti lascio la parola. No, sicuramente sì, era più cercare appunto di farlo capire a tutti quanti di quello che cioè tutto quello che stava succedendo attraverso veramente pochissime battute, quindi no, spesso è vero, capita che magari appena appunto varie famiglie riescono a prendere la cittadinanza, però si parla di un processo che dura insomma dai 10, 12, 15 anni, a un certo punto drasticamente decidono, insomma, o per motivi appunto per dare un futuro migliore ai figli, o per quanto riguarda i benefit, o perché appunto
insomma, per la lingua, no? Per l'inglese, può dare, come dire, molti più sbocchi lavorativi e decidono appunto di partire per un futuro migliore. Quindi è una migrazione che non finisce mai. Quindi, appunto, dicevo che era un atto di coraggio, però. Sì, e in questo c'è anche lì un'analogia, allo stesso tempo una differenza anche con l'esperienza delle emigrazioni dall'Italia, perché appunto questa cosa dell'inglese, delle migliori opportunità all'estero, dell'Inghilterra come luogo di destinazione di emigrazioni dei giovani è una cosa che appunto non è assolutamente un'esclusiva di chi ha origini bengalesi, ma è una caratteristica studiata anche, sempre più studiata della società italiana nel suo complesso. Quindi anche lì è un intreccio interessante. È un intreccio interessante, appunto, però è interessante anche vedere anche questa forte territorializzazione, nonostante ci siano delle mete, a volte sognate, a volte realizzate per qualche anno, perché poi si fa il ritorno. È il caso, ad esempio, che rappresenti nel film del tuo amico. Almeno dell'amico tuo del film che va a Londra e poi però torna. Quindi anche lì rimane un punto di riferimento, il quartiere fondamentale nelle vite anche di chi esce, di chi va via. No, no, sicuramente sì, perché magari in Italia c'è sicuramente una qualità di vita migliore rispetto sicuramente ad altri paesi, quindi rimane un po' quella che è la nostalgia. Magari ci sono appunto delle famiglie che sono rientrate appunto da Londra perché appunto no, non trovandosi bene hanno deciso appunto di rientrare, perché ci sono stati pure alcuni casi. Però sì, sicuramente rimane sempre quel concetto di nostalgia che, come dire, no, fa sì che comunque qualcosa abbia lasciato, come dire, sia il concetto di immigrazione, ma anche appunto l'Italia stessa per altre comunità, ecco. Benissimo, allora abbiamo un commento di Domenico Di Pietrantonio. Complimenti per questo interessantissimo excursus. Insegno italiano in una scuola per migranti nel quartiere di Montagnola. I nostri apprendenti sono per la quasi totalità appartenenti alla comunità bengalese. Mi sono ritrovata completamente nelle vostre parole, nei vostri racconti. Grazie, Valeria Campanelli. Bene, allora se non abbiamo altre richieste di intervento da parte di relatori, se appunto. Non giungono nel frattempo altre sollecitazioni dai commenti. Io ringrazio davvero tutti i relatori che ci hanno accompagnato in questa mattinata, partendo dall'Unità d'Italia, o meglio appunto dal 1871, l'inizio della storia di Roma capitale, fino ad oggi. Fino ad oggi in un excursus che appunto prende il Pigneto e il quartiere, Pigneto e dintorni, l'abbiamo chiamato, come punto di riferimento per poter riflettere su temi fondamentali, la trasformazione urbana, le dinamiche sociali, le migrazioni, i rapporti sociali nei quartieri. Grazie, grazie davvero a tutti e vi ricordo appunto l'appuntamento di venerdì. Prossimo venerdì 11 dicembre alle 10:30, sempre su in streaming sui canali di Biblioteche di Roma. L'incontro dal titolo 150 anni di immigrazione a Roma, Corviale e dintorni. Saremo virtualmente nella biblioteca Renato Nicolini per parlare di Corviale e Magliana. E interverranno Antonello Anappo, giornalista e storico del territorio portuense, Aldo Feroce, fotografo, Giulia Zitelli Conti, storica e autrice del volume Magliana Nuova, un quartiere politico nella periferia romana, e Ugo Sestieri, Officine Culturali in senso inverno. E avremo anche in senso inverso, scusate. E avremo anche varie testimonianze poi che arricchiranno e che daranno appunto anche punti di vista
differenti. Modererà Michele Colucci del CNR ISMED. Bene, io allora davvero a questo punto vi saluto, vi ringrazio. Il video di questo incontro poi sarà disponibile su YouTube, sul canale YouTube del CNR ISMED, dove potete già vedere, per chi fosse interessato, i video del convegno del 6 novembre scorso, che è il convegno di apertura di questo percorso che ci porterà durante quest'anno e durante il prossimo anno a perlustrare, a indagare i vari quartieri, i vari territori della città di Roma attraverso le sue biblioteche. Quindi appunto sul canale YouTube di CNR ISMED potete già vedere i video degli interventi del convegno del 6 novembre e nei prossimi giorni anche il video di questa mattinata. E insieme vi rimando anche al sito del progetto Roma, il sito roma150emigrazioni.it, in cui potrete scaricare i materiali, le slide, le immagini proposte il 6 novembre e nei prossimi giorni anche quelle proposte oggi dai relatori. Relatori che ancora una volta ringrazio e appunto ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Grazie a tutti, una buona giornata.